chiedo a Sgarbi in particolare, visto che, scusami Vittorio, visto che Paolo Mieli diceva attenzione, dobbiamo cercare di falsificare le nostre certezze, dobbiamo cercare di mettere in discussione anche i nostri valori, magari la cristianità, che ne sai, magari la supremazia dell'Occidente. La mia domanda però è questa: in questi giorni di certezze io ne vedo molte poche in giro. Pensate a quello che è successo a Venezia. Insomma, Venezia è una certezza, è una città che esiste, lotta insieme a noi ed è un nostro orgoglio. Pensate a quello che è successo, oggi è sommersa da un metro e mezzo d'acqua. Pensate a quello che è successo a Taranto, dove l'acciaio, che qualcosa dovrebbe dire a chi è di Terni, visto che anche qui ci sono acciaierie, è l'acciaio, che è un materiale duro, è duro da tutti i punti di vista, in realtà non è una certezza, anzi è una vera incertezza di fronte a quello che sta succedendo. Allora, forse il rischio è soffrire di profonde incertezze. Allora, poi quando uno soffre di profonde incertezze arriva il primo che ti dice guarda, questa è la verità, e tu lo segui pedissequamente e ti dimentichi il metodo popperiano di falsificazione. Lo chiedo prima a Vittorio e poi a Paolo Mieli. Guarda, il tema generale che io ho affrontato in modo appassionato e paradossale, poi invece l'intervento più mite, ma tutto sommato non in contrasto con il mio, di Mieli, ha determinato una idea che va comunque meglio spiegata. Io non sono convinto che dobbiamo compiacerci della supremazia dell'Occidente. Sono convinto che è legittimo rivendicarla, visto che noi siamo, dal tempo della fine del nazismo, del fascismo in Italia, commissariati dagli americani. Dal sbarco in Sicilia al piano Marshall noi abbiamo un'egemonia oggettiva che non possiamo fingere che non ci sia, e tutti invocano gli americani. Allora perché? Perché quello è il potere, quello di cui parla da Delchi e Manzoni, o perché quello è l'idea di un paese dove alcune garanzie non sono nei luoghi dove si pretende l'intervento americano, oggi poi con il bilanciamento di quello russo di Putin? È finito il tempo della guerra fredda, quindi di fatto abbiamo un riferimento che è quello che io prima ho detto, Occidente. Poi può pure darsi che uno non voglia pensarla questa cosa, ma di fatto, pur non pensandola, la facciamo. Siamo atlantici, e lo è diventato anche una parte della sinistra comunista in Italia. Quindi esiste. Secondo dato, quello del diritto di essere cristiani. Io non so se sono credente, credo di non essere credente, però credo nella Chiesa più che in Dio. Credo che la Chiesa sia il più alto esempio di storia che è stata rappresentata nelle chiese, nei culti, nella musica, nell'architettura, nella religione. Nessuna religione ha espresso tanta bellezza come la religione cristiana, è un dato oggettivo. Allora, su questo ho fatto la considerazione di prima, che non capisco perché io devo riconoscere qualunque identità etnica. Quando ero all'università cominciava l'antropologia culturale, che ci spiegava come dovevamo essere attenti ad ogni minoranza. Non vedo perché dovrei preoccuparmi di impedire a qualcuno di dire di essere cristiano. Ecco perché ho fatto il ragionamento di Salvini di prima, che significava il suo diritto come quello di qualunque altra persona. E devo anche fare un altro ragionamento in favore di Salvini, che è quello su cui anche i suoi simpatizzanti hanno esibito delle critiche, a partire da Giorgetti e da altri. Dice: ma ha sbagliato a rompere con i 5 Stelle, l'ha fatto troppo tardi, l'ha fatto troppo presto, non doveva farlo. Ora, il problema è che il cancro deve essere combattuto. Oggi sappiamo che i 5 Stelle sono un organismo non democratico infiltrato in Parlamento che condiziona con una falsa maggioranza le scelte. E dico perché ha fatto bene Salvini? Perché tra le tante cose che l'hanno indotto a rompere, momento sbagliato, non doveva farlo, c'è esattamente l'Ilva. Cioè tu hai un governo che decide di fare un accordo per dare lo scudo, che non vuol dire un privilegio, vuol dire che il tema dell'Ilva, come credo qui anche il tema di Thyssen e tutti i temi, è un tema che riguarda la responsabilità dello Stato. La persona meno colpevole si chiamava Riva, che ha dovuto pagare gli errori dello Stato perché ha avuto il coraggio o la cattiva idea di comprare l'Ilva.
è una vittima. La magistratura è arrivata scaricando sull'ultimo le responsabilità storiche dello Stato. Non andava fatta l'Ilva, ma non l'ha fatta un qualunque imprenditore speculatore. Allora arriva questo grande colosso che decide di fare l'accordo, e nell'accordo c'è scritto che c'è uno scudo. Lo scudo non vuol dire che tu vuoi fare quello che ti pare, ma che non vuoi essere ostaggio di un'azione di un magistrato che si alza la mattina e scopre che tu sei colpevole. Vogliamo fare un esempio che è simile a quello della Tisse. Il nostro amico amministratore delle ferrovie Moretti. Moretti è stato condannato, e andrà sicuramente al gabbio, a 7 anni, perché il treno di Viareggio, che ha avuto le vicende che ricordiamo, sicuramente è capitato qualcosa che era bene che non capitasse, ma non è che se io divento responsabile formale sono colpevole di ogni atto preterintenzionale, cioè il crimine deve essere cercato, non devo diventare responsabile solo perché sono proprietario, ultimo proprietario della Ilva. Ecco perché era fondamentale lo scudo penale, perché non potessero ricadere su di te gli errori di Fanfani, di Moro, della Democrazia Cristiana, di quelli che comunque l'Ilva l'ha fatta partire. Allora non è che tu fai un favore a questi, gli dici venite e non sarete vittima del capriccio di un magistrato fuori delle regole che decide lui come e quando indagare chi vuole, che è intollerabile, l'abbiamo vissuto, è il tema vero, la deriva di un magistrato che decide quello che gli pare. Adesso ha deciso di incriminare il gruppo di Ilva, perché gli sono stato la mattina, c'è un giudice di Repubblica, ma qual giudice a Taranto? C'è uno che decide di essere il capo politico ed è più forte, la politica quindi è subordinata all'atto del magistrato. È l'ennesima volta. Ecco perché la Salvini dice: come faccio a fare qualunque cosa se una parte del governo, cioè la maggioranza, vuole togliere lo scudo fiscale, lo scudo penale? È stato tolto, ha fatto bene ad andarsene, cioè non puoi discutere con questa gente, la quale non capisce che la politica, la ragione di Stato, non può essere subalterna a nessuna valutazione di un magistrato che decida al di là della ragione di Stato, che è una ragione in cui non fai un favore ai proprietari della Ilva, ma li tratti con loro nella misura di alcuni accordi che gli danno delle garanzie minime. Altrimenti avremo sempre che è responsabile l'ultimo capo di qualche cosa per un incidente che è capitato. Certo, dispiace che uno muoia, dispiacciono i morti di Terni, dispiacciono i morti, tutto quello che è capitato dispiace, ma perché deve essere responsabile uno che è arrivato lì? La nomina, se Mieri diventa, ma avete visto come hanno cancellato, dicevo l'altra sera, Bondi, Enrico Bondi, e poi il Edo Ronchi, e poi Gnudi, che sono arrivati lì, hanno osato dire che secondo loro l'inquinamento non era come è previsto, ma è come quello delle sigarette, è morto Bondi, cancellato, prima era il mago d'Italia, cancellato. Allora, o dobbiamo accettare che ci sia una sola verità e non possa essere contraddetto, oppure è chiaro che se togli lo scudo penale, uno non viene a prendersi i processi, le condanne e magari anche una condanna grave come quella che è toccata a Moretti, solo perché ha assunto il ruolo di leader che dovrebbe avere delle garanzie non personali, ma funzionali. Lo Stato è questo, in Italia non c'è lo Stato. Citavo prima il caso Piccolo di Franceschini, è la stessa cosa. Allora, partendo da questo, Salvini ha fatto bene a rompere, dovremo espungere come una malattia grave, come un cancro dal Parlamento, quindi 211 e 110 che vogliono stare lì, ma oggi sarebbero 50, i quali non sono in grado di garantire quella linea che aveva fatto l'accordo con per Ilva, per lo scudo fiscale. Ecco perché. Seconda cosa, Venezia. Non so se devono farlo i sindaci delle città d'arte o devono fare il patriarca, perché io sono stato così bravo, ero collegato con la Venier prima, e quindi ho sentito le belle parole del, e poi anche quelle bellissime di Cipriani, che dice a Venezia l'acqua è amica, cioè l'acqua sappiamo che c'è, non è che l'abbiamo scoperto oggi che c'è l'acqua, l'acqua può esondare oltre i limiti previsti. Ma posso immaginare uno non eletto da nessuno, con il fazzolettino bianco, che sembra uno statista come Moro o come Fanfani, che arriva, va a parlare con quelli dell'Ilva perché vuole mostrare che lui è molto democratico, va a Venezia e dice: il Mose sarà pronto nel giugno del 2021. Ma com'è possibile? Lo Stato,
sono 16 anni che stanno lavorando. Tu metti 1000 operai e lo fai fare per il prossimo autunno, non fra due autunni. Questo è lo Stato. Se lo Stato non è in grado di usare delle forme di emergenza ed è ricattato dai magistrati che hanno fatto arrestare il mio nemico Galan, quindi poteva essere... Ma non mi importa nulla che siccome arrestano Galan bloccano il Mose. Sono due cose diverse. Venezia è più importante dell'arresto di Galan. Si blocca tutto, tutti i ladri, il Mose vuol dire ladri, non se ne parla più. L'anno scorso, 28 di ottobre, io sono andato, c'era la stessa situazione. Dopo 10 giorni che lo sono dimenticata, nessuno ha fatto nulla, non hanno mosso una sola valvola del Mose. Cioè, perdono tempo. Ora io pretendo da Conte che lui mi dica che per la prossima emergenza, visto che è una questione di manutenzione della città, che sono 1000 anni che viene travolta dall'acqua alta, sia pronto il Mose. Non che dice 2 anni, no, no, perché altrimenti lo Stato non c'è. Diranno ai tecnici non lo possono fare, ma noi possiamo fare qualunque cosa. Quando c'è una scadenza, quando c'è un Expo. Allora, questo è il punto di fondo. La mancanza dello Stato, la mancanza della politica, la emergenza di magistrati che in un modo o nell'altro stabiliscono dove deve andare la storia, e quindi il tema di Venezia è un tema che andrebbe risolto con una manutenzione ordinaria e straordinaria, e anche se qualcuno ne ha dubitato, oggi non ne dubita più nessuno, perché dicono almeno proviamolo, questa cosa che è pronta al 95%, quel 5% pretendere che sia pronto per evitare la prossima evenienza. Questo è lo Stato. E invece siamo qui in attesa, per questo io ho sentito prima il Vescovo, il Patriarca rassegnato, dice sarà pronto nel dicembre del 2021. Devo dire che Conte ci ha risparmiato 6 mesi, ma voglio dire altri 6 devi risparmiarci. Devi farlo finire. E dopo capiremo se quella macchina funziona come funziona a Rotterdam, come funziona altrove, o se non funziona. Non esiste un caso Venezia. Venezia è